È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Terza giornata di Eccellenza Campana 2017-2018, è già tempo di derby irpino. L'Audax Cervinara sta ancora rodando i motori e spera in cuor suo di replicare la straordinaria stagione dello scorso anno. Il Solofra, rispetto a qualche mese fa, ha risolto il problema del gol e dietro ai sogni di una salvezza tranquilla, sotto sotto, ambisce a qualcosina di più. Fischietto alla bocca per Rapuano, si comincia a giocare. E c'è possibilità per il Cervinara con Beppi che la mette giù bene. Limite dell'area, Beppi calcia col destro, la conclusione strozzata. Sovrapposizione di Furno. Guardare il cross, preferisce controllare prima. Arriva ora il cross sul secondo palo, deve smanacciare De Luca. Rossolillo converge al centro, prova il sinistro, vola De Luca. Pallone in qualche modo che arriva in zona con la Russo, al destro, scucchiaia dentro per Rossolillo, la lascia rimbalzare Rossolillo, la mette in mezzo, dalla linea di porta allontana a volo. Col sinistro il pallone per Beppi che è in posizione irregolare. Si può battere adesso. Pallone al centro, il colpo di testa, il pallone che finisce pericolosamente sul fondo. Sale Furno, la corsa di Furno è in zona tiro, arma il destro, la spinta corta di Luca, Rossolillo ce l'ha sulla testa, a centro area Zerillo non trova la porta. Beffi spalle alla porta, apre dall'altra parte dove ci sono sia Rossolillo che Furno. Rossolillo si appoggia a Furno, la mette in mezzo, la chiusura, ancora Rossolillo, ancora due volte sulla linea Liguori. Occhio Costa al centro, Santucci. Brivido per il Cervinara al quindicesimo. Furno per Zerillo, uno contro uno con Bruno. Zerillo la sposta sul sinistro, Zerillo il cross al centro dove c'è Beppi. Alessio Beppi, minuto 26, si è sbloccato il toro e 10 contro 11 il Cervinara passa in vantaggio. È importante anche questo calcio di punizione per il Solofra. Liguori la sconda e mezzo il colpo di testa. Uno contro uno, Zerillo contro Bruno, prende il fondo del campo, la mette in mezzo, la respinta corta a Calandrelli, scivolata ancora De Luca. La battuta tesa sul primo palo, colpo di testa, d'inverno in qualche modo e poi il fischio dell'arbitro era gioco fermo. Siamo pronti a declamare la fine della partita, finisce 1-0 tra Audax Cervinara e Solofra.